Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwana akhawati, benvenuti in questo nuovo video dove oggi andiamo a parlare del giorno più importante dell'anno, ovvero Yawm Arafat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di nuovo, ikhwana akhawati, dicevamo Yawm Arafat. Bisogna capire un attimino che Allah subhanahu wa ta'ala ha sempre preferito alcune cose ad altre. Per esempio, ha preferito l'amore sull'odio, ha preferito il bene al male, ha preferito l'elemosina alla lussuria, e ha preferito la frettallanza all'indifferenza, ha preferito la bontà, l'amore e la generosità alla cattiveria e all'odio, così come ha preferito alcuni giorni dell'anno che fossero più importanti dell'anno. Noi per esempio conosciamo il mese di Ramadan, che è più importante degli altri mesi, ma dobbiamo conoscere che c'è un giorno l'anno che è più importante di tutti gli altri anni, scelto appositamente da Allah subhanahu wa ta'ala per perdonare i peccati di tutte le persone che glielo chiedono, ovvero Yawm Arafat. C'è una storia particolare riguardo a Yawm Arafat e vede proprio la figura di Omar radiallahu anhu. È un uomo ebreo facoltoso. Omar radiallahu anhu quindi si stava incamminando, al che venne fermato da questo uomo ebreo facoltoso, e gli chiese, o meglio gli disse: ya Omar, avete voi nel vostro, cioè voi musulmani fedeli nell'Allah subhanahu wa ta'ala, avete voi nel vostro libro, quindi fu il Quran Karim, una frase che quando è scesa noi avremmo scelto quel giorno lì come un giorno di festa, una festa per tutti noi ebrei. E al che Omar un attimino fu in difficoltà a scegliere tra tutti i versetti, tra tutti gli ayat di Allah subhanahu wa ta'ala, quale fosse quella più adatta e quale intendeva quell'uomo lì. E quindi gli disse: dimmi tu. Al che questo uomo ebreo, che conosceva questa eia, disse: El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Allora Omar radiallahu anhu gli si aprì gli occhi e disse: io so benissimo quando è scesa e dove eravamo e dove era il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e anche che giorno era. E disse: era Yawm Arafat, eravamo su Jabal Arafat, era un giorno di venerdì. Ebbene, questa particolare e importante eia è una eia che a tutti gli effetti conclude la nostra Sharia. Infatti tutto ciò che noi conosciamo come dettami, come regole, come funzioni particolari della nostra religione, religione islamica, è venuta prima di questa eia, è venuta prima di quella che noi chiamiamo Khutbatul Wada. Khutbatul Wada era il sermone dell'addio, ovvero l'ultima khutba pubblica che fece il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E proprio di venerdì sul monte Arafat, nel giorno di Arafat, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esclamò queste parole provenienti da Allah subhanahu wa ta'ala. Che cosa significa questa frase che adesso ripeto? El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radita lakum l'islam dina. Ovvero che Allah subhanahu wa ta'ala ci dice, ci afferma che oggi, quindi in questo giorno, vi ho reso perfetta la vostra religione, nel senso che l'ho conclusa oggi e la sto rendendo perfetta, e ho completato su di voi la mia grazia e sono stato contento, mi è piaciuto, radito, mi è piaciuto darvi come vostra religione l'Islam. E quindi noi sappiamo che in questo giorno particolare così importante Allah subhanahu wa ta'ala ha concluso quello che è la sua Sharia, ovvero tutto ciò che noi studiamo nel nostro sacro Corano è venuto prima di questo giorno. Allah subhanahu wa ta'ala ha deciso di concluderlo lì in quel momento durante la Khutbatul Wada' del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebbene, Questo giorno particolare è un giorno fondamentale per tutti noi fedeli in Allah subhanahu wa ta'ala. Questo lo capiamo soprattutto tramite gli hadith, tramite la sunna del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in quanto dice che non esiste nessun altro giorno importante come questo giorno, oppure dice che non esiste supplica più importante, più sincera e più accettata dall'Allah subhanahu wa ta'ala se non la supplica fatta nel giorno di Arafat, Yawm Arafat. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli chiesero: cosa ci dice riguardo al digiuno, riguardo a questo giorno? In questo giorno possiamo digiunare? Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli disse: non solo gli dice è consigliato, ma è talmente consigliato, talmente ben accetto da Allah subhanahu wa ta'ala, che
digiunare solo in questo giorno fa sì che vengano cancellati i peccati dell'anno precedente e i peccati dell'anno successivo. Quindi quando noi parliamo di clemenza, parliamo di misericordia e parliamo di Allah subhanahu wa ta'ala amorevole nei nostri confronti, sta proprio in questi giorni qua, sta proprio in queste particolarità qua, ovvero che ci mette dei paletti durante l'anno, soprattutto questo giorno qua, Yom Arafat, ci mette questi paletti come bonus. E quindi se noi non abbiamo la possibilità, abbiamo la pigrizia, non abbiamo la voglia di in qualche modo chiedere supplica dalla subhanahu wa ta'ala tutto l'anno, seppure un'azione consigliata e raccomandata, sfruttiamo questo giorno di Yom Arafat. Allah subhanahu wa ta'ala ce lo dà come bonus. Digiuniamo in questo giorno, chiediamo supplica ad Allah subhanahu wa ta'ala in questo giorno e Allah subhanahu wa ta'ala siamo sicuri che ci cancellerà i peccati dell'anno prima e dell'anno successivo. Quindi molte persone potrebbero incappare in qualche dubbio e dire: ma come fa Allah subhanahu wa ta'ala a cancellare i peccati di una persona in maniera così semplice, diciamo? Quindi una persona in 2 anni può compiere un sacco di peccati, anche peccati molto gravi e molto atroci. Come fa la subhanahu wa ta'ala a perdonarli con un singolo giorno di peccato? Allora, a fronte di ciò facciamo un ragionamento, guardiamoci intorno oppure guardiamo noi stessi. Seppure la subhanahu wa ta'ala ci concede questa misericordia, quanti tra i nostri amici, i nostri parenti o noi stessi compiamo veramente il digiuno nel giorno di Arafat? Quanti veramente ci fermiamo e chiediamo supplica ad Allah subhanahu wa ta'ala? Quanti di noi veramente si mettono lì e digiunano e decidono di cancellare i propri peccati in quel giorno particolare? Quindi in qualche modo Allah subhanahu wa ta'ala ci dà dei bonus, ma noi siamo talmente pigri che purtroppo tante volte ci dimentichiamo quali sono e quanto sono importanti questi bonus che Allah subhanahu wa ta'ala ci dà durante l'anno. Quindi il consiglio principale che ci dà il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è quello di sfruttare questa possibilità, sfruttare questa occasione che Allah subhanahu wa ta'ala ci dà, ovvero quella di cancellare i propri peccati, così da poter arrivare di fronte ad Allah subhanahu wa ta'ala con una pagina più pulita possibile. Barakallahu li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.